Fino al 2 giugno il lungomare napoletano sarà invaso dai gelati. Si svolgerà infatti Gelogustando, il festival del gelato artigianale di produzione locale, una fiera che metterà in mostra i prodotti artigianali tipici e biologici. La manifestazione ospita numerose aziende specializzate che espongono e vendono esclusivamente gelati artigianali. L'evento ha lo scopo di diventare un appuntamento fisso annuale in un weekend all'insegna del gusto per turisti e appassionati di specialità artigianali. Una tradizione secolare, quella del gelato a Napoli, una grande tradizione, un'occasione non solo per rinnovare quella tradizione con alcuni dei migliori artigiani della nostra città, ma un modo per come è organizzata questa splendida iniziativa di mettere insieme il piacere di mangiarsi un gelato, il piacere di sedersi e di poter conversare e avere di fronte un mare stupendo come questo. Insomma, arte, consumo intelligente e stare insieme si mischiano in un'iniziativa alla quale vale la pena di partecipare. Le aziende si mostrano al pubblico con i loro stand e collaboratori per approfondire la cultura gastronomica partenopea con degustazioni, videoproiezioni e incontri con gli esperti del settore. Particolare attenzione viene data inoltre alla conoscenza dell'intolleranza al glutine e al miglioramento della qualità di vita delle persone con problemi di celiachia. La nostra iniziativa è quella di valorizzare i prodotti del nostro territorio. Siamo partiti dal gelato perché la storia del gelato a Napoli e al meridione risale molti secoli fa e spesso si appropriano di tradizioni che non sono le loro altre zone dell'Italia. Quindi vogliamo riportare a Napoli il senso del gusto, il senso della bellezza. E ampliare questa manifestazione anno per anno. Questo è il primo anno, abbiamo avuto molte difficoltà, compresa questa del tempo, però io sono molto contento di come è andata. Abbiamo le migliori imprese che producono gelato e spero che continuiamo su questa strada qua, coinvolgendo sempre più imprese e facendo crescere questa manifestazione sempre di più. L'appuntamento per sabato e domenica è dalle 10 alle 23.